Sì, questa è una legge che ha già raccolto la firma di circa 400 sindaci, è stata promossa dalla Lega Autonomie e stamattina la raccogliamo appunto le adesioni di cittadini e poi ci saranno anche iniziative presso i centri di aggregazione sociale, circoli ACLI e ARCI per continuare la raccolta delle firme che saranno consegnate entro la fine del mese di marzo. È una legge che ha dei punti molto chiari, sono 22 articoli dove sostanzialmente si dice che le slot machine non possono continuare a proliferare in maniera indiscriminata ma solo nelle sale giochi, pertanto anche i bar dovranno avere degli spazi e delle sale dedicate, si renderebbe obbligatorio l'utilizzo della tessera sanitaria per poter giocare a questi slot machine, impedendo quindi ai minori l'accesso. Ho visto stamattina c'è un grande interesse, volontà proprio a segnalare che questa è una piaga, che si devono prendere provvedimenti e quindi tanti cittadini hanno manifestato il loro interesse e di questo insomma ne siamo orgogliosi. Ho deciso di sottoscrivere questa proposta di legge di iniziativa popolare perché ritengo che sia un atto di civiltà impedire allo Stato prima di tutto di essere socio di un sostanziale gioco d'azzardo diffuso a tutti i livelli. Che il Ministero delle Finanze si finanzi attraverso delle situazioni di patologia piena dei cittadini non è decoroso. Noi dopo non possiamo far molto per la verità, però possiamo ciascuno nella propria realtà cittadina intervenire perché si comprenda fino in fondo l'importanza di opporsi a questo modo di essere.